È un vero e proprio bollettino di guerra, un inizio di stagione pesante a Sciacca sul fronte degli incendi, in particolare per la zona di San Calogero. L'ultimo si è verificato nel primo pomeriggio e ha impegnato le squadre dei vigili del fuoco, del locale di staccamento e il personale della forestale. Le fiamme si sono sviluppate in tre diverse zone della vasta area che dalla contrada Isabella sale verso il Monte Cronio e sono arrivate anche a lambire alcune abitazioni, tanto da richiedere l'intervento dei Canadair che hanno effettuato diversi lanci prima di riuscire a spegnere gli ultimi focolai e far rientrare l'allarme. Insomma, un altro pomeriggio di intenso lavoro per i vigili del fuoco e il personale della forestale, ore di apprensione per i residenti e un danno ambientale che si aggiunge agli ettari di area boschiva che sono già stati distrutti negli altri tre incendi che hanno interessato la stessa zona nelle ultime settimane.